Carlo, qui al Trofeo Maestrelli ti chiedo subito se l'Argentina ha meritato il titolo di campione del mondo. Alla fine sì, era partita male, un po' come siamo partiti noi nell'82, poi hanno vinto meritatamente, anche se la Francia insomma l'ha messa un po' in difficoltà, soprattutto nel secondo tempo. Alla fine è giusto anche per Messi, così ha ampliato il suo potenziale di premi che ha ottenuto, gli mancava solo questo trofeo, che sicuramente è il più importante, perché poi campione del mondo è il più importante in assoluto e quindi ha coronato un po' la sua lunghissima carriera e bellissima carriera. Ecco, a questo punto secondo te finiranno anche i confronti tra Messi e Maradona? Tu che cosa puoi dire, visto che comunque sei stato avversario di Maradona? No, vabbè, quello rimarrà sempre, però io sono sempre per Maradona. anche se Messi ha fatto il massimo, le faville per la sua carriera, per bellissima. Però da un punto di vista tecnico e anche come uomo squadra aveva qualcosa in più Maradona? Bah, forse sì, diciamo forse più trascinatore, anche se Messi è un trascinatore, perché sono quei giocatori che non puoi nemmeno paragonarli ad altri, perché sembra insomma un po' riduttivo, come Mbappé, non lo puoi paragonare a un altro, sono, non so, Cruyff, questi qua, Zico, Platini, ognuno nel suo genere ha dato qualcosa di positivo, soprattutto nel calcio, dei tempi che furono, ma anche dei tempi attuali. Il futuro adesso è di Mbappé? Sì, ha 24 anni, compie domani mi sembra, ha già vinto un mondiale a 19-20 anni, e ha sfiorato il secondo, e quindi più che di Mbappé la squadra, che la Francia credo che abbia sempre dei giovani molto bravi, molto interessanti, era una squadra giovane, composta da giocatori abbastanza giovani, quindi sicuramente tra 4 anni la Francia si ripropone candidata per vincere il mondiale. E la ripresa del campionato come sarà? Che sensazioni hai? Ma è un po' diversa, perché è anomala, perché non siamo abituati a star fermi 2 mesi praticamente, quindi chi riprenderà, almeno dal punto di vista psicologico, sarà un po' diversa. È come ricominciare un po' da capo questo campionato, però chiaro, poi le squadre favorite sono sempre le solite, non è che uno scopre l'acqua calda, però sarà sicuramente un campionato di ritorno totalmente diverso da quello a cui siamo abituati. Castrovilli, Sottil, Nico Gonzalez, saranno davvero questi gli acquisti della Fiorentina della seconda parte della stagione? Castrovilli non ha mai giocato quest'anno, sicuramente è un punto di riferimento importante, anche qualcuno che non è andato bene nella prima fase, si aspetta anche diciamo il contributo di qualche giocatore che non ha reso come si pensava, e poi vabbè, poi gli altri sicuramente faranno bene. Ambarabat ha fatto bene nel mondiale, quindi troverai un Ambarabat diverso, molto più determinato. Milenkovic non è andato benissimo, non lui, diciamo la Serbia non è andata bene al campionato del mondo, però è chiaro, si ripropone nel campionato, nel girone di ritorno nel modo migliore, quindi insomma non credo che abbia bisogno di tanti acquisti. Ecco, Amrabat arriva adesso alla Fiorentina dopo il mondiale ancora più forte? Cioè abbiamo visto un Amrabat anche diverso, migliore al mondiale con la sua nazionale? No, più motivato, più ha fatto molto bene, e quindi con un carisma e carattere diverso potrà diventare, diciamo, quel qualcosa in più che forse è mancato nel girone di andata. Ecco, ma la Fiorentina dovesse arrivare un'offerta importante già a gennaio, dovrebbe pensare a monetizzare oppure attendere giugno? Questa è una domanda che va fatta ai diretti interessati. Credo che Mbarabà rimarrà alla Fiorentina, perché non è che può mandare via un giocatore che ha fatto molto bene nel campionato mondiale.
se si deve rinforzare, come dicono almeno dai giornali, chiaramente non può pensare di dar via un giocatore importante che ha fatto bene. Senti, questi giovani della Fiorentina come li hai visti in questi amichevoli? Se hai seguito Toma Bianco, Amatucci? No, li conosco dalla primavera, però qui è un'altra realtà, la Serie A è un po' diversa. Sicuramente Bianco è quello più vicino alla prima squadra perché ha già assaporato l'anno scorso questo obiettivo, e Amatucci sono ancora più giovani, non hanno ancora fatti vedere a livello Serie A, perché il salto dalla primavera alla Serie A è abbastanza lungo, quindi gradatamente vanno inseriti. Ti aspettavi Gollini, tra virgolette, fallisse così il suo rientro? No, ha avuto la possibilità di mettersi in mostra, purtroppo non è andato come uno pensava, e quindi un ripensamento sul portiere ci può anche stare, però uno gli dà fiducia oppure se ne prenderà un altro, non lo so che succederà, questo non te lo so dire. Senti, lo scudetto al Napoli in percentuale a quanto lo dai? Al Napoli è candidato numero uno, anche se si è fermato, non molti giocatori sono andati in nazionale, quindi praticamente la squadra è rimasta a riposo in questo mese, che poi adesso già cominciano ad allenarsi a ritmo ottimo. Napoli ha finito bene il campionato, il girone di andata, e credo che con la rosa che ha, non dico che è la candidata numero uno per vincere il campionato sicuramente, però ci sono le squadre dietro che sono un po' temibili, Inter, Milan e Juve, che metterei anche la Juve alla fine con il rientro di Chiesa e di Maria, che abbiamo visto anche l'altro giorno, potrà dare un po' di fastidio anche a, non dico al Napoli perché è molto avanti, però le altre squadre sicuramente sì. Giancarlo, anche due parole sul riconoscimento che riceverà questa sera il premio. Ma ormai sono abituato con il Maestrelli, ci sono quasi sempre, ringrazio Enzo che ha pensato anche a me per questo riconoscimento. Adesso la motivazione vediamo qual è, poi ne parliamo. Con il direttore di Tutto Sport Guido Vaciago, innanzitutto che effetto fa ricevere questo premio il Maestrelli, e poi naturalmente anche due considerazioni sul mondiale che si è da poco concluso. Emozione, passo dall'emozione della finale di ieri, che credo sia stata la finale più bella di cui ho memoria, dagli anni 70 in poi, e poi stasera emozionato a livello personale, sono direttore da poco, ricevere un premio che ha una sua storia, insomma, per una volta sono dall'altra parte della barricata, di quelli che ricevono i premi, non di quelli che raccontano quelli che ricevono i premi. Chi ha fatto incetta di premi è Messi, soprattutto ha conquistato il mondiale, era il trofeo che gli mancava, adesso si possono fare tutti i discorsi che si vogliono su di lui. Credo che il premio più bello che abbia ricevuto ieri Messi è che finalmente non gli scasseranno più i maroni con il paragone su Maradona, valga più della Coppa per lui questo, ed è giusto, perché alla fine ho sempre trovato sconvenienti i paragoni tra epoche così diverse. Maradona non potrebbe giocare questo calcio, Messi magari non si troverebbe nel calcio di Maradona, sono due cose differenti, sono due regali che ci ha fatto il calcio, due ragioni per amare il calcio. Parlando invece del campionato che ricomincerà tra poco, sarà ancora un monologo del Napoli? Come si dice, non c'è letteratura, non abbiamo un altro termine di paragone con 50 giorni di interruzione, tra un girone e l'altro, anche se quello del girone d'andata non è ancora finito. Direi di sì, da quello che ho visto anche nelle prime amichevoli, però davvero non sappiamo che effetto avranno i mondiali sulle squadre. Di Maria visto ieri nella Juve ti fa fare un salto di qualità notevole, ma ci sarà quel Di Maria lì, quello della finale? Dubito,
Certo, ci fosse anche semplicemente un metà di quel Di Maria, la Juventus acquisirebbe tanto, per esempio, ma così vale per molti altri. Prima sentivo parlare a Ausilio di Lukaku. Lukaku è uno che avrà una voglia di rifarsi pazzesca. Quindi che effetto avranno i mondiali? Caricheranno, smonteranno? No, la verità è che non lo sappiamo e non possiamo rispondere. E comunque le sensazioni generali sulla Juventus quali sono, al di là dei giocatori che rientreranno, che potranno tornare a disposizione di Allegri? Ma le sensazioni generali sulla Juventus sono di una squadra che in questo momento si trova nella condizione ideale per Allegri, cioè in un, perdonatemi il termine, un gran casino. Più è in emergenza Allegri, e qua c'è un'emergenza di infortuni, c'è un'emergenza di una situazione societaria comunque in fibrillazione, più Allegri si trova bene e riesce a essere nel suo ambiente naturale, a isolare la squadra e a trasformare l'energia negativa in energia positiva. Quindi secondo me ha questo grande vantaggio. Della Juve temo tanto però gli infortuni, che hanno ricominciato esattamente come prima. Se la Juve non si libera dagli infortuni, difficilmente riesce a chiudere la stagione degnamente. Un'ultima considerazione sulla Fiorentina, visto che siamo in Toscana, la prima parte del campionato non è stata del tutto soddisfacente, cosa aspettarsi in questa seconda parte, soprattutto anche cosa pensa di Amrabat, che è stato uno dei protagonisti al mondiale? Giocatore pazzesco, non lo stesso che abbiamo visto a Firenze. Ora anche lì, se la Fiorentina eredita l'Amrabat del Marocco, può fare un campionato che ritorna a ridosso della zona europea. Bisogna capire come ritorna. Io però sono un grande ammiratore di Italiano, che trovo essere l'allenatore più equilibrato tra vecchio e nuovo stile di allenare, e quindi credo che poi Italiano riesca a risolverla. Certo, se ci fosse l'Amrabat che abbiamo visto in Qatar, sarebbe una squadra pazzesca la Fiorentina. Soprattutto se ci fosse anche qualcuno che segnasse. E quello è un grande problema. Quello è sempre un grande problema. Però inizia a non prenderle, in fondo è una vecchia, come dire, tradizione italiana. Sara Benci, innanzitutto, che effetto fa ricevere questo premio il Maestrelli? Io mi sento onorata di ricevere questo premio, poi trattandosi della Toscana c'è anche un trasporto particolare per me, quindi sono ancora più felice, però questo è un premio molto, molto prestigioso e quindi sono stata ben lieta di venire a ritirarlo. Si sono da poco conclusi i mondiali, l'Argentina ha meritato questo titolo? Secondo me sì, ha meritato, si è visto un Messi diverso, un Messi stavolta più leader, si era sempre detto che gli mancasse proprio quell'aspetto, invece stavolta c'è stato, c'era la squadra che giocava per lui e alla fine, in finale c'erano le squadre più forti, però l'Argentina ha fatto meglio quando è stato il momento decisivo, anche se poi sul finale, se non avesse parato quel tiro all'ultimo il portiere dell'Argentina, forse poteva essere un racconto diverso, però giusto così. Che scorie lascerà questo mondiale sulla seconda parte del campionato, a tuo parere? Beh, secondo me sarà strano ritrovarsi, perché parlando proprio di Argentina e di Sud America, è veramente un campionato che è di apertura e clausura adesso, e quindi la seconda parte vedremo che giocatori ritroveremo, la preparazione che hanno fatto e i reduci del mondiale, chissà come saranno, perché magari c'è, paradossalmente, come dice Spalletti, quelli che hanno giocato di più potrebbero non aver perso il ritmo partita e magari regalare delle sorprese in attese. A proposito di Spalletti, comunque, insomma, il Napoli sembra avere grandi chance per poter vincere questo scudetto. Come si dice in questi casi, lo può perdere solo lui, perché con il vantaggio che ha accumulato nella prima parte del campionato dovrebbe esserci un crollo. Però è anche vero che abbiamo visto per esempio una Juventus che sembrava data per spacciata e invece ha avuto una bella reazione nella ultima parte del campionato prima della sosta. È anche vero che anche l'Inter è in forma, quindi bisognerà vedere se saranno tutti a disposizione oppure se
dopo la sosta ci sarà qualche brutta sorpresa per qualcuno e questo potrebbe far cambiare gli equilibri. Ecco, in questi giorni ci ha lasciato Mario Sconcerti, che è stato un punto di riferimento assoluto anche per Sky. Come lo ricordi? Mario è stato veramente un maestro, perché noi eravamo una redazione molto giovane e quindi c'era bisogno di qualcuno che ci insegnasse, che ci guidasse. Noi eravamo dei cronisti, lui era un opinionista, il primo vero opinionista che ha avuto Sky e che ci ha fatto capire che il nostro mestiere è tanto altro. Poi era un piacere averlo, io l'ho avuto come ospite tante volte e lui sapeva comunicare a tutti davvero. Aveva anche le sue contraddizioni, lui si infervorava ed era un uomo di passione veramente quando faceva il suo lavoro. Però era grandissimo anche a telecamere spente, era un piacere andare a cena, io ce l'ho avuto al mio matrimonio ed era l'uomo di compagnia anche in quell'occasione, lo è stato, lo ricordo con tanto affetto. Sì, è un trofeo importante e sicuramente mi dà mi fa molto piacere, per me comunque mi dà un'ulteriore soddisfazione a migliorarmi e a dare sempre di più. Che stagione è quella dell'Empoli che sta tra l'altro riniziando? Sì, l'Empoli ha sempre mantenuto questa filosofia e continuiamo così. Sappiamo che adesso inizia per me, diciamo, inizia un nuovo campionato e abbiamo fatto un'ottima preparazione e cercheremo di dare il massimo. Invece da un punto di vista personale, che stagione è stata fino a questo momento per te e che cosa ti aspetti da questa seconda parte? Sì, io inizialmente ho sempre avuto problemi di preparazione per qualche acciacco fisico. Questo è il primo anno dove sono riuscito a fare un'ottima preparazione e sto andando forte e penso di continuare così. La nazionale resta un obiettivo concreto? Sì, è sempre stato il mio sogno e spero che diventi un punto fermo. Qual è la tua impressione su questo stop, diciamo, in mezzo alla stagione? Secondo te un bene, un male? Vi ha fatto bene ora fermarvi e fare questa sorta di seconda preparazione? Che impressione hai avuto dal dentro, ecco, di una squadra? Sì, sapevamo che comunque c'era questa piccola pausa per il Mondiale. Comunque abbiamo terminato con due vittorie con il Sassuolo e con la Cremonese in casa e cercheremo di continuare così e spero che comunque l'obiettivo dell'Empoli è quello della salvezza e di raggiungere il prima possibile. C'è il rischio un po' di staccare la spina o c'è modo adesso appunto di ritrovare, ecco, di ricalarsi subito nella parte? No, su questo sicuramente abbiamo un ottimo allenatore per quanto riguarda a livello mentale, che comunque ci tiene sempre su e durante gli allenamenti ci andiamo sempre al massimo e niente, questo è. Senti, si parla di te anche in chiave mercato, e, insomma, ci sono le big su di te, c'è anche la Fiorentina, che effetto ti fa? Nessun effetto, certo mi fa molto piacere che comunque ci sono questi grandissimi club che mi seguono, però io adesso sono concentrato sull'Empoli e poi per quanto riguarda il calciomercato se ne riparlerà a giugno. Invece qual è il segreto dell'Empoli nel lanciare i giovani, visto che l'ha sempre fatto, anche quest'anno lo sta facendo? Non sono io a dirlo, l'Empoli ha sempre lanciato grandissimi giovani e sappiamo che comunque c'è dietro tanto lavoro, lo staff è di grandissimo livello ed ogni anno escono fuori calciatori importanti e giovani importanti. Senti, che hanno detto i tuoi compagni che sono stati convocati per questo stage con Mancini? Sono contenti? Che sono emozionati? Insomma, come l'hanno presa? Sì, sono molto contenti comunque essere convocati per uno stage con Mancini e con la nazionale è sempre un'emozione. Gli ho detto di dare sempre il massimo e poi le soddisfazioni arrivano. A quante squadre allarghi la lotta a salvezza, Fabiano? Di quante sono coinvolte in questo momento? Il campionato è ancora lungo e ci sono tantissime battaglie, tantissime partite, ci sono ancora tantissime partite. Non so dirti precisamente quali sono le squadre, ma penso che tutte le squadre daranno sempre il massimo e alla fine si vedrà. Prima comunque non ho capito alla fine qual è il tuo idolo. Il mio idolo è sempre stato Messi.
è un giocatore straordinario, sono un fan di Messi e per me ieri quando ha vinto il mondiale mi sono emozionato. E nel tuo ruolo invece qual è il tuo idolo? A chi ti ispiri? Beh, è sempre stato Roberto Carlos, oppure sì, è sempre stato Roberto Carlos, questo è stato il mio idolo, diciamo, tra virgolette.